Per la terza puntata di Chuck Junior ci attende un lungo viaggio. Lo so! Andremo, partendo da Jesolo, in un bellissimo paese della Puglia. Anche questo lo so. Andremo a? Andremo a? Non devi dire andremo a, devi dire dove andiamo, dai. Non devo dire andremo a, devo dire dove andiamo. Sì, appunto, ma dove? Sì, appunto, ma dove? Lo sai. Lo so, ma non te lo voglio dire, dillo tu. Andremo a Andria. Andria, e come ci andremo ad Andria? A nuoto, andiamo! Non si può andare ad Andria a nuoto, dai! E dopo un lungo viaggio siamo quasi arrivati ad Andria. Sì, certo, Francesco, lungo viaggio perché tu non sei voluto venire a nuoto. Ma come facevamo ad arrivare a nuoto se da Jesolo qui saranno 500 miglia marine? 500 miglia marine? 200 a farfalla, 200 a rana e 100... 100 nuotando a piedi. Ma non si può nuotare a piedi, dai, andiamo a scuola. Andiamo a scuola! Scusami, di là c'è Castel del Monte, la scuola è di là. Di qua! Chuck! È arrivato il momento di fare un breve giro per la nostra città, Andria. È uno dei tanti possedimenti normanni che, con l'ascesa degli Svevi, passò nelle mani di questi ultimi. La nostra città è molto vicina al Castel del Monte, sono solo 18 km, andiamoci di corsa! Ci siamo quasi! Eccomi arrivata. Il castello è conosciuto a livello mondiale per la sua pianta ottagonale. È un edificio medievale commissionato da Federico II di Svevia. Ammiratelo! Questo è l'arco di Federico II per celebrare il ritorno dalla Sesta Crociata. Lo sapete che Andria è la città dei tre campanili? Primo campanile, il campanile della cattedrale. All'interno della cattedrale c'è la cappella dedicata a San Riccardo. Qui è custodita la Sacra Spina. Secondo campanile, quello di San Francesco. Terzo campanile, San Domenico. Oltre ad essere una città ricca di storia, Andria è anche una città molto golosa. Voglio farvi conoscere il museo più dolce del mondo, il Museo del Confetto. Loredana è la direttrice di questo museo. Come ti è venuta la passione per i confetti? Ciao Riccarda, questa passione è nata tanto tempo fa grazie al mio bisnonno, che è colui che ha iniziato questa dolce attività, e dunque io adesso rappresento la quarta generazione, proprio perché lui ha iniziato questo lavoro nel lontano 1894. Chuck. Eccoci tornati al posto da cui eravamo partiti, il chiostro di San Francesco. Perché non venite a trovarci? Ah, e dite che vi manda Chuck Junior. Chuck.